Buongiorno amici, con questo piccolo video volevo ricordarvi una cosa molto importante. Quando suoniamo dobbiamo sempre evitare di piegare questa zona del dito. Noi abbiamo falange, falangina e falangetta. Perché non dobbiamo piegare questa zona? Per due motivi fondamentali. Il primo motivo sarà il seguente: nel momento in cui noi attacchiamo la nota e si piegherà questa zona del dito, quindi la falangetta, la nota si attaccherà, si attiverà quando arriverà la forza della seconda parte del dito, cioè della falangina. Cioè, quindi che cosa succederà? Attacco la nota, piego il dito e il dito si attiverà sulla seconda zona. In questa maniera si perde di velocità, perché un dito che attacca diretto in questa maniera senza piegare la falangetta arriverebbe prima. Un dito invece che preme e piega la falangetta arriverebbe dopo, perché noi non diamo la forza sulla parte iniziale del dito. E quindi succederà che appoggio, piego e la nota si abbassa. Quindi perderò anche velocità. La seconda motivazione è che il dito non si rafforzerebbe mai. È come un bambino che sale le scale e a un certo punto ogni tanto si flette il ginocchio. E quindi la forza dove sarà? Invece in questa maniera, come se aggrappassi il cornicione di una casa, in questa maniera, di un palazzo, il dito avrà l'attacco diretto, evitando di fare questo gioco e non andare ad attivare il tasto sulla seconda parte.